Ponente Gas, forniture GPL per ambienti civili, industriali, agricoli e floricoli. Ponente Gas è anche impianti canalizzati per condomini e agglomerati urbani. Ponente Gas è soprattutto azienda vicino al cliente, per cortesia e rapidità del servizio. Telefonaci allo 0184 48 65 33 per un preventivo gratuito. Ponente Gas, la certezza del calore. Buona serata al pubblico, ben ritrovati a microfono aperto, presento subito i nostri ospiti, li avrete già riconosciuti, il sindaco di Imperia Carlo Capacci, buonasera, benvenuto, l'assessore alle finanze Guido Abbo, benvenuto, buonasera, e per la parte diciamo di opposizione Piera Poirucci, Forza buonasera. Italia, buonasera, benvenuta, e un benvenuto anche a Giuseppe Fossati, Imperia di parte, sempre per quello che riguarda i consiglieri di opposizione, perché... perché volevamo approfondire, anzi vogliamo farlo questa sera, approfondire il tema delle richieste, delle segnalazioni della Corte dei Conti, ma direi che la cronaca ci impone di fare un attimo un passo indietro e affrontare quello che è un argomento ormai all'ordine del giorno per chi si occupa di cosa pubblica, e mi riferisco allo scandalo scoppiato nel comune di Sanremo, questi furbetti del cartellino come sono stati ribattezzati. Allora direi che in apertura partirei con una parentesi dedicata a questa operazione della Procura d'Imperia e della Guardia di Finanza a Sanremo. Perché questo? Perché comunque intanto mi piace sapere che cosa ne pensano i nostri amministratori, i nostri consiglieri di questa situazione e anche se ritengono così in qualche modo che Sanremo possa diciamo non essere l'unico caso. Abbo, andiamo in fila, cominciamo da lei. Qual è stato il primo pensiero vedendo queste situazioni, vedendo queste cose, queste immagini? Domanda difficilissima, diciamo che nel ruolo che rivesto fare del qualunquismo non è cosa opportuna, no, certo, quindi no. Riferirsi al Comune di Imperia no, non ho elementi. Quello che è successo è gravissimo, punto. Poi chiaramente ci saranno situazioni anche fisiologiche, magari dove non si nasconde, ci può essere qualche caso in cui il collega era magari 2 metri più in là, non lo so. Però certo. Faranno i dovuti approfondimenti, secondo me è una cosa gravissima che denota comunque di base che il problema esiste. Esiste un po', secondo me, un po' dappertutto. Io nel Comune di Imperia posso dire che ho trovato persone che lavorano col cuore, lavorano bene, lavorano per la cosa pubblica, non per noi o per l'amministrazione, lavorano per la cosa pubblica. Però chiaramente ci sono sacche di inefficienza e il sistema deve fare in modo che queste cose vengano trovate, scoperte, isolate e soprattutto speriamo che faccia da monito a certo. Tutti quelli che era già successo in realtà a Taggia pochi anni fa. Sì. Quindi il numero diciamo più limitato. Il numero più limitato, sicuramente questa di Sanremo, certo, è gravissima. Sì. Ecco, sindaco, appunto, far da monito, evitare che succedano, ma un sindaco ha uno strumento, un qualcosa per poter intervenire, denunciare? Voglio dire, intanto, vabbè, uno più o meno si dovrebbe accorgere di chi c'è o non c'è, ma ci sono anche i dirigenti che dovrebbero fare questo, al di là di amministratori, no? Sì, ma ci sono il dirigente personale, credo che sia il suo compito effettuare questi controlli. Nel Comune di Imperia c'è il regolamento di comportamento dei dipendenti che abbiamo approvato con questa amministrazione. Io ritengo che non ci sia, almeno a mia sensazione, a Imperia possa esistere un fenomeno del genere. Nel Comune di Imperia, tra l'altro, a differenza di Sanremo, quando i dipendenti escono per esempio a prendere il caffè, è previsto la timbratura in uscita con pausa caffè, perché non si può andare a prendere il caffè prima delle 10. E il tempo in cui stanno fuori non è computato nel tempo lavoro, quindi i 10 minuti di caffè vengono recuperati prima di uscire. Un dipendente può anche uscire per motivi personali, c'è un'altra sigla di timbratura, quindi può andare a farsi una commissione e anche quel tempo lì non è computato. Quindi diciamo che i mezzi per fare le cose in maniera onesta ci sono. Io credo che
ci sia un'onestà intellettuale di base di tutti i dipendenti del Comune di Imperia, perché sinceramente io sto in comune tutti i giorni, non mi pare, poi io sto dentro, magari loro sono fuori, non lo so, però così a sensazione, non credo che a Imperia si possa verificare, in questo momento sia in atto un fenomeno del genere. Ecco, diciamo quindi che ci sono anche delle regole serie, severe, ma che consentono una certa elasticità, voglio dire, il sindaco ci ha parlato di anche esigenze personali che possono essere benissimo soddisfatte usando il cartellino nel modo corretto, timbrando. Piera Poilucci, la vostra sensazione qual è? Beh, la nostra sensazione non tra l'altro parlo anche con due avvocati, voglio dire, quindi non può che essere brutta, perché il numero dei dipendenti coinvolti è altissimo, e quindi anche se ci sarà senz'altro un margine di innocenti, come è avvenuto peraltro nel comune di Taggia, che ci sono dipendenti che poi sono stati prosciolti dopo essere stati esposti al pubblico ludibrio per l'inchiesta, perché insomma vengono pubblicati nomi, cognomi, specifiche, siamo delle piccole realtà cittadine, ci conosciamo tutti, nel comune di Taggia è avvenuto che sono stati prosciolti e poi non sono andati neanche a giudizio, ma sono andati a giornale innanzitutto. E questi sono però danni irreparabili. Che viene presa, poi, che va a fare canottaggio, ecco, voglio dire. Ecco, poi ci sono i casi gravissimi, la gente però dice, come poi giustamente, magari prosciolgono pure lui, e questo come è che in Italia ha detto il dottor Abbo, non finire, è che no? Possiamo fare di ogni erba un fascio. Un attimo, certamente c'è un malcostume grave che deve essere arginato. Io credo che la politica possa esercitare degli strumenti di controllo sui dipendenti comunali, provinciali, nelle realtà dove sono. Non per niente c'è una delega al personale, che credo che nel nostro comune abbia conservato il nostro sindaco, quindi ci sono e come delle cose che la politica può e deve fare. Ad esempio orientando gli uffici, dove ovviamente ci sono i dirigenti che rispondono per il loro dicastero, ma che debbono ricevere delle indicazioni e un orientamento dalla politica. Certamente se la politica dà una impressione di lassismo e non appronta i sistemi, i poteri e gli strumenti che ha in mano, diciamo che poi a caduta tutto questo si riversa anche. Un dirigente deve avere il dovere di verificare anche, se anche vede chi che ha la delega al personale ha dei doveri, vuoto, voglio ha dire. Dei doveri politici e amministrativi. Certo. Secondo me il dato proprio più grave di questa situazione, alla fine di ogni ragionamento, è quello che in un momento di crisi, dove abbiamo una disoccupazione così alta, c'è chi riveste queste posizioni, spesso anche molto ben retribuite, senza sentirsi minimamente in dovere di fare quello che deve fare. Certo, e qualcuno in questi giorni ha commentato, bene, ma se adesso un sacco sono arrestati, altri domiciliari, qualcuno subirà un disciplinare, magari verrà sollevato anche solo temporaneamente dall'incarico, ma il comune di Sanremo continuerà a funzionare, forse sarebbe il caso di dimezzare i dipendenti e proseguire con la metà. Quindi, come dire, un rendimento dei dipendenti del comune di Sanremo forse qualcuno lo doveva controllare, no? Sì. Questo è fuori discussione. Oltre che un comportamento. A me di questa vicenda ha colpito due dati numerici. Il primo, se ho ben inteso, il Comune di Sanremo ha 570 dipendenti. Sì. Il Comune di Imperia, 340. Se sbaglio, 360, 350. Ora sono comuni analoghi, no? Per popolazioni, dimensioni, funzioni. Anzi, forse il Comune di Imperia forse funziona ancora di più di quelli di Sanremo, essendo capoluogo. No? Ora abbiamo 200 dipendenti però meno il Comune di Sanremo, è un dato che mi ha colpito. Ora, a Imperia sicuramente i dipendenti comunali lavorano, mi sembra che il comune funzioni, faccia quello che deve fare, magari in certi momenti meglio, in certi momenti peggio, però lo fa. 200 persone di differenza mi sembra veramente tantissime, non saprei dire perché. Anche il Comune di Imperia in passato aveva moltissimi dipendenti, credo 450, ma parliamo di 20 anni fa, cioè progressivamente si è arrivati al dato che dicevo oggi. Quindi questo è il dato che mi ha colpito e mi lascia perplesso, e mi ricollego a quello che diceva la collega, sono tanti oggettivamente, forse anche questo consentiva a qualcuno di non andare a lavorare, perché forse non se ne sentiva nemmeno tanto lo bisogno. L'altro dato numerico che mi ha colpito è, se ho capito bene, su 271-70 controllati, 195 commettevano delle irregolarità. Il 72% dei controllati, è un dato, glielo posso dare senza te mai qualcuno dire da agghiacciante, no? Conte.
colpisce perché per il numero di quelli che commettono irregolarità o presunte tali, e colpisce per il numero di quelli che non commettono irregolarità e che non so, evidentemente non hanno detto nulla, hanno accettato, è da capire come mai questa situazione sia venuta fuori solo oggi. E che comunque sono indirettamente infangati pure loro. Sono direttamente infangati anche loro, certo. Cioè il paradosso per chi lavora, diventa ormai chi è dipendente pubblico, chi ha fatto il suo dovere viene equiparato a fare anche, e così anche chi invece fa il suo dovere. Per cui l'aspetto penale, diceva bene la collega Poilucci, vedremo, non lo so. Poi oggi leggevo il danno erariale, per alcune in realtà è veramente minimale, quindi io non so come finirà dal punto di vista penale. Minuti, non conosco nulla degli atti, abbiamo visto tutti le immagini, le riprese, fanno un certo effetto. Mi ha colpito questo dato. Sì, è da capire anche che ci sia poi un po' di certezza del diritto e della pena, perché i cittadini lamentano anche queste cose, cioè non possiamo vedere l'immagine di uno che scrive su Facebook che bello, oggi sono a canottaggio, e l'altro gli ha timbrato il cartellino, lo riprendono, la finanza lo inquadra mentre è in giro per i fatti suoi, dico canottaggio perché ha colpito, ma c'era quello che andava faceva a aprire il chiosco dei fiori, l'altro che faceva la spesa. Cioè ci sono le immagini, inchiodano tra virgolette, e se poi dopo non succede veramente nulla, però allora qua bisogna fare dei ragionamenti, no? Anche perché allora a questo punto il dipendente onesto che cos'è, uno stupido? Voglio dire, queste cose... Mi sembra impossibile che si risolva con nulla di fatto, e pur coi dovuti distinguo, non conoscendo le singole cause... No, ma certo, siamo all'inizio, quindi la fase dibattimentale, come direbbero gli avvocati, deve ancora venire, però per mettere le mani avanti, no? Perché in questo paese purtroppo abbiamo già visto situazioni di bolle di sapore, no? Di cose eclatanti che poi finiscono. Tornando al caso di Taggia, mi risulta che dei quattro che erano stati inquisiti, tre siano stati licenziati, non so se corrisponde alle informazioni che avete voi, ma quindi e non riassunti, mentre un quarto è stato condannato con patteggiamento e poi è rientrato in forza. Quindi secondo me la cosa importante è che questi signori, almeno quelli più gravi, quelli per cui è conclamato il fatto, al di là dei risvolti penali, questi signori hanno giocato, io spero, ma non per vendetta, ma per giustizia, spero che abbiano sul piatto della bilancia il loro posto di lavoro, proprio come ricordavano i colleghi. Anche perché c'era gente, mi dicevano che c'era gente oggi, il giorno dopo, che si è presentata in comune dicendo: ma possiamo mettere un curriculum perché casomai questi non ci fossero, ci assumete. Ma non è una battuta, è significativo, non è battuta, è significativo, perché non abbiamo bisogno di lavorare. No, ma voglio dire, è certo, perché ci sono persone che non so cosa darebbero per avere il cosiddetto virgolette posto fisso, no? E posto fisso però non vuol dire avere solo diritti e basta, ci sono, viva Dio, dei doveri. Questo non so se avete altro da aggiungere, sindaco, naturalmente siamo a disposizione, ma era solo per fare una parentesi. Se mi consente solo un apprezzamento, perché credo sia doveroso, no? A fronte dei numeri che dicevamo prima, anche qui se ho capito bene, quattro finanzieri hanno fatto questa indagine su 270 dipendenti. Io credo che, come ha fatto il procuratore della Repubblica, credo giustamente, da cittadino, devo dar atto che questi sì che se la sono guadagnata, questi sì che se la sono guadagnate, perché giorno, notte, in continuo, ha fatto un lavoro veramente incredibile, con tenete conto che gli appostamenti e queste cose sono stati fatti in 10 mesi, l'indagine è durata quasi 2 anni, perché poi hanno fatto tutto un lavoro di incrocio dei dati, che non è che basta che inquadri un dipendente del comune a passeggio per il centro e dici eccolo lì, poi bisogna dimostrare l'orario, far coincidere con la timbrata del cartellino, vedere che l'ha timbrato l'altro, risalire a chi, cioè è un lavoro molto molto pesante anche da questo punto di vista, anche per quello ci sono persone che magari hanno come dire meno responsabilità, perché magari si sono prestate ma hanno come dire fatto meno assenteismo di altri, ecco, c'è magari qualche complicità d'ufficio, questo sì. Ora questo sarà la magistratura a ecco quello che mi ha colpito, penso un po' tutti, è l'immagine di quella dipendente, credo sia una donna, il volto oscurato, che passa parecchi tesserini e intorno a tutti gli altri che ci sono, tutti gli altri non intorno dicono nulla, cioè quello è veramente pazzesco. È possibile che nessuno di seguito, ma anche in un caso, ma anche in un caso del genere bisogna, paradossalmente bisogna provare le cose, perché io potrei rispondere plus, no, i miei colleghi sono già in ufficio che lavorano, per non perdere tempo loro sono già andati e io ti passo via, cioè, so che è un'assurdità, però quando la magistratura fa queste cose poi deve provare che a quell'azione corrisponde un qualcosa, cioè non è così scontato, voglio dire. Certo. Bene, direi di passare a questo punto a Imperia, dove
per fortuna, facciamo gli scongiuri, nulla di tutto questo è successo e speriamo nemmeno debba succedere. Questo, no, speriamo che non stia succedendo. Che non stia succedendo, che non succeda, perché speriamo che insomma questo serva da monito, ma che abbiamo anche dei dipendenti che facciano il loro lavoro come è giusto che sia. Detto questo, c'è un problema relativo invece alla Corte dei Conti, che ha mandato delle segnalazioni, botta e risposta dal punto di vista politico. Allora, prima di partire, inquadriamo un attimo molto brevemente la situazione attraverso una scheda, così poi anche su quella potrete dire no, non è così, ma è diverso, ma la pensiamo in un altro modo. Partiamo dalla scheda. La Corte dei Conti, nell'analizzare i bilanci del Comune di Imperia, ha evidenziato per il passato uno sforamento del tetto previsto per i fondi destinati alle cosiddette posizioni organizzative. Si tratta di riconoscimenti economici a quei dipendenti che svolgono mansioni che vanno oltre il loro incarico lavorativo. Ma non solo, altri rilievi infatti riguardano il contenzioso legato al nuovo depuratore comprensoriale e i debiti accumulati dall'AMAT nei confronti di Palazzo Civico. Situazioni quest'ultime che secondo la Corte dei Conti potrebbero esplodere come bomba d'orologeria e mettere in seria crisi la tenuta del bilancio, tanto che la Corte evidenzia che i dati di previsione del bilancio potrebbero addirittura rivelarsi non veritieri. Ecco, questo la piccola veloce scheda per inquadrare di che cosa stiamo parlando. E allora io partirei dall'assessore al bilancio, poi naturalmente il dibattito è aperto, ci mancherebbe, perché per capire dal punto di vista tecnico intanto se quello che abbiamo detto lei lo conferma, se corrisponde tutto al vero, e poi per precisare, per capire. Tanto vediamo che parliamo di dipendenti in questo caso che evidentemente in passato hanno fatto più di quello che dovevano, perché se c'erano questi riconoscimenti, cioè questa aggiunta sullo stipendio per le mansioni svolte in più, vuol dire che gli è stato riconosciuto in passato qualcosa, di qualche impegno ulteriore. Certo, allora, direi che la scheda è sostanzialmente corretta, nel senso tutto nasce da un intervento fatto dalla Corte dei Conti sulle posizioni organizzative. Le posizioni organizzative sono in pratica i funzionari, quindi coloro che aiutano i dirigenti a coordinare gli uffici. In passato queste persone erano più di 40 e avevano una serie di incarichi, tanto che il totale di questi emolumenti aggiuntivi rispetto allo stipendio di base superava le soglie previste dalla legge. Questo è il nodo. C'è un fondo che doveva contenere queste somme, si è sforato. Noi nel 2013, uno dei primi interventi che facemmo immediatamente dopo il nostro insediamento, pochi mesi dopo, fu di revisionare le posizioni organizzative. Ci fu anche qualche protesta, c'è stato qualche ricorso, quindi chiaramente sono quelle situazioni che si fanno anche si fa fatica a far accettare i dipendenti, ovviamente. Certo. Abbiamo dimezzato grosso modo il numero delle posizioni organizzative accorpando delle funzioni, e in questo modo abbiamo riportato nel fondo il costo complessivo. Purtroppo però un po' con ritardo la giustizia della Corte amministrativa, della Corte dei Conti si è fatta sentire, quindi ci hanno sollevato dei quesiti, abbiamo risposto con assoluta trasparenza mandando degli elenchi dal 2002 in poi, e quindi è stato rilevato che un totale di 1.300.000 euro comprensivi di interessi eccetera di rivalutazione monetaria deve essere restituito inteso stralciando dal fondo dei dipendenti la stessa somma, fortunatamente su 10 anni. Il fondo complessivamente cuba per 1 milione, quindi vuol dire su 1 milione circa 130.000 euro in meno rispetto a quello che sarebbe il tetto. Cioè, se il tetto fosse sempre lo stesso, prima era 1 milione, davano 1.100 all'anno, noi di 1 milione potremmo dare 8.70. Per cui non solo dobbiamo stare nel fondo, dobbiamo stare più bassi. Ci sono altri strumenti per recuperare questa differenza, cerchiamo di fare spending review anche in altri settori che non siano il personale, però è faticoso, dovremo farlo digerire ai dipendenti e non sarà facile. Questo è il percorso però che abbiamo già compiuto e che è avviato da un paio d'anni ormai. Tornando alla Corte dei Conti, da questo problema poi è disceso un'analisi della Corte dei Conti su tutto il bilancio del Comune. Questa analisi per me non è una sorpresa, per chi ha avuto la pazienza di stare a sentire tutte le volte che ho parlato di bilancio, credo non lo sia,
perché le evidenze che la Corte dei Conti porta alla nostra attenzione sono le stesse, identiche, che io non mi stanco di ripetere tutte le volte che parlo di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo. Abbiamo quelle che chiamo bombette, voi l'avete definita una bomba, io bomba orologeria, noi abbiamo bomba orologeria, io le chiamo bombette, questa effettivamente è una bomba H, perché alcune di queste sono in particolare tutto il mondo dell'idrico, i debiti dell'Amati, il problema del depuratore, adesso non entro nel tecnico, però sono nodi tuttora irrisolti su cui stiamo lavorando con fatica. C'è un problema di comprensorio perché a livello provinciale c'è un incastro perverso, uno Shanghai giuridico inestricabile di ricorsi e controricorsi che data dal 2012. Dalle noi che pensavamo che l'unico caos nostro fosse relativo al porto di Imperia. Ma guardi, a quello ci pensa Zagarella ora. Io arrivato in comune pensavo che il porto sarebbe stato il mio primo pensiero. Devo dire che effettivamente il mondo dell'idrico per il bilancio del comune invece è il problema principale, quindi il depuratore, i costi del depuratore, perché almeno questo dato lo vorrei dare. Negli anni antecedenti, fino al 2012 compreso, il comune percepiva 930.000 euro di canone di depurazione, Amat ha percepito per anni, pur senza il depuratore. C'era stato un contenzioso se fosse o no legittima questa piccola addizionale in bolletta senza avere depuratore, però di fatto è sempre stata percepita. Venivano spesi questi soldi come infognature, altri diciamo scosti complementari, ma non nel depuratore che non c'era. Dal 2012 è entrato in funzione il depuratore, dicembre 2012, noi entriamo nel 2013, oggi i 930.000 che continua a bollettare l'AMAP non sono aumentati, però il depuratore c'è e costa quasi 2 milioni di euro. Quindi si crea un buco, comunque una differenza da finanziare virtuale di 1 milione di euro all'anno. Noi per fortuna stiamo litigando con l'ATI che gestisce il depuratore per una serie di contenziosi, non stiamo pagando nessuna somma per la gestione, e finora al TAR ci ha dato ragione, abbiamo già vinto in 3 occasioni alcune vertenze, però è un problema, nel senso che una volta esaurito questo credito nei confronti dell'ATI, non entrano sufficienti soldi per coprire i costi del depuratore. Quindi purtroppo è la pura verità che questa è una bombetta che, se non disinneschiamo, può creare dei grossi problemi al bilancio. L'ho sempre detto, lo dice anche la Corte dei Conti, lo confermo. Ecco, signor Sindaco, però con tutto questo discorso, l'aspetto politico, dal vostro punto di vista, qual è? Quello di dire la colpa è di quelli che c'erano prima? No, guardi, il discorso la colpa, qua non è questione di colpa. La questione è che è un dato di fatto che mi sembra che sia acclarato, che prima c'erano 40 posizioni organizzative, da quando io sono stato eletto sindaco sono diventate 23, per mia precisa scelta, anche perché la posizione organizzativa è il cosiddetto funzionario che ha un compito di sovrintendere un ufficio dove ha quindi dei sottoposti, quindi gestisce una mini struttura prendendo le direttive dal dirigente. Noi nel Comune di Imperia avevamo dei casi di posizioni organizzative senza sottoposti, che quindi è proprio una cosa che è paradossale, no? E quindi partendo da lì è stata fatta tutta la modifica alla struttura. Uno era funzionario di se stesso? Praticamente sì, c'erano uno o due casi di questo tipo, sì. Ma io ripeto, li abbiamo trovati così e abbiamo semplicemente cercato di sistemare, di riportare tutto in un sistema che funzionasse e soprattutto che stesse dentro al fondo delle posizioni organizzative, che è quella somma che accennava, alla quale prima accennava l'assessore Abbo, che serve a pagare appunto il premio, diciamo il sovrastipendio, l'ex stipendio al funzionario. Quello noi l'abbiamo fatto, poi chiaramente è uscito il problema degli anni pregressi, abbiamo fatto un piano di rientro e un piano di taglio costi per recuperare queste somme. Avremmo anche potuto decidere di recuperare le somme non istituendo più le posizioni organizzative. Questa secondo me è una scelta politica, no? Perché noi avremmo anche potuto dire dobbiamo recuperare 1 milione. C'è un fondo di 170.000 euro all'anno per le posizioni organizzative, non diamo niente alle posizioni organizzative e le recuperiamo di lì, però
mi sembrava sarebbe stata una scelta abbastanza ingiusta. E quindi noi abbiamo scelto di recuperare gran parte di queste cifre attuando dei tagli in un bilancio che è già martoriato, come dice appunto l'assessore Abbo. Poi il discorso delle colpe, sinceramente sono cose che abbiamo trovato dal passato, io non so se è colpa o non colpa, è così. Noi siamo arrivati, c'era una situazione, siccome noi siamo costantemente attaccati sui giornali e ci vengono attribuite delle manchevolezze amministrative, tipicamente relative alle buche sugli asfalti, a marciapiedi rotti, eccetera, eccetera. Quello che voglio dire è che il Comune di Imperia ha dei problemi, è vero, l'asfalto e la buca per la strada ha una sua importanza, il marciapiede ha una sua importanza, ci sono però dei problemi che sono molto più gravi di questo e noi in questo momento stiamo cercando e ci stiamo concentrando su quei problemi lì, anche perché i soldi, i fondi per fare le manutenzioni sono pochi, non è che non le vogliamo fare, non è che non, cioè, voglio dire, io ci giro tutti i giorni per la città, le buche per terra le vedo anch'io, non c'è bisogno di voglio dire, che mi venga ricordato tutti i giorni. E allora quindi, quando tutti i giorni sul giornale noi siamo accusati di essere degli incompetenti, degli incapaci, eccetera, eccetera, allora io dico, allora, un attimo, non è che siamo proprio così diventati improvvisamente rimbambiti, perché siamo tutte persone che comunque nella vita, almeno io, l'assessore Abbo e altri assessori, abbiamo un lavoro, abbiamo un'esperienza, abbiamo fatto delle cose. In passato io ricordo quando la città era amministrata dal centrodestra di essere stato presidente dell'Impera Servizi e ho rimesso i bilanci a posto, ricordo di aver attivato e messo in funzione l'Impera Yacht, quella che gestisce Calata Cuneo, che dopo 6 mesi aveva la banchina piena. In quel momento lì, per il centrodestra che oggi mi accusa di essere come dire, tra virgolette, incapace, andavo bene, adesso invece non vado più bene, e questo è un po' il principio. Ora, e con questo io dico, quindi non è che si vuol dare la colpa a qualcuno, però si spererebbe, si auspicherebbe tra persone, professionisti, perché poi qua siamo quattro professionisti, quattro persone che ci conosciamo nel mondo normale, un minimo di onestà intellettuale nel dire che la situazione di Imperia oggi è così. Non tanto, poi chiaramente anche noi avremmo fatto i nostri errori, avremmo fatto degli sbagli, per l'amor del cielo, non è che siamo professori universitari saliti in cattedra, siamo persone normali, professionisti che si sono prestati per un po' di tempo per cercare di fare un qualcosa per la propria città, e quindi quello che dico è cerchiamo di avere un minimo di onestà intellettuale. Quindi se oggi io mi sento dire che colpa nostra se Imperia è così, io ribatto dicendo no, scusate, l'ha detto la Corte dei Conti, i problemi arrivano dal passato, punto. Piero Poirucci, allora, insomma, basta continui attacchi. Allora, arrivano tanto dal passato, se volete vi leggo anche il passaggio della delibera della Corte che lo dice, arrivano tanto dal passato che le anticipazioni di cassa, che sono quella vergogna, no? Che per mille motivi, per gli oneri passivi che paghiamo, perché è un ragionamento complesso che la delibera fa, erano 1.400.000 nel 2013 e nel 2014 sono diventati ben 4 milioni, no? Ecco, quindi questo perché spieghiamo cosa sarebbero queste anticipazioni, ecco, di cassa. Ma volevo riprendere un attimo il discorso del sindaco sulle posizioni organizzative. Discorso che nella parte iniziale in parte condivido, perché è vero, ci sono delle posizioni organizzative che sono forse un po' sfuggite di mano. Il sindaco però in questi giorni ha rilasciato delle interviste che hanno avuto ampio risalto sia sulla carta stampata sia sugli online, dove addirittura dice che è stato tanto buono da non chiedere ai dipendenti che avevano svolto quelle mansioni superiori di non restituire i soldi e che hanno deciso di aggiustarsi e fare questo piano di rientro. Questa è una corbelleria giuridica vergognosa e non degna del 2015, perché ai dipendenti non avrebbe mai potuto chiedere di restituire quanto avevano percepito per mansioni effettivamente svolte. Ma non possiamo dire certe cose. Questo per dire siamo buoni, non gli abbiamo chiesto la restituzione, perché quei dipendenti hanno svolto quelle mansioni. Nessuno, hanno diritto ad avere che non abbiano lavorato. E certo, però
vorrà mica il sindaco che le lega le sue dichiarazioni al riguardo, la cifra totale è 1 milione di euro. Noi questi soldi spesi indebitamente avremmo anche potuto andarli a chiedere indietro a chi li aveva percepiti. Ma come? Ma un sindaco può dire una cosa del genere? E lei anche la delega al personale? No, certe cose non sono accettabili. Infatti alcune forze infatti sindacali già hanno risposto al sindaco. Ma infatti non l'abbiamo fatto, quindi non vedo che sia problema. E poi il passato e il presente. Parliamo di posizioni organizzative in un numero macroscopico e come ingresso di questa amministrazione abbiamo assunto una segretaria che prima era dipendente di Uno Communication, un autista che prima era un dipendente di Strescino e ora assumiamo anche il guru per la comunicazione, perché evidentemente così poi Lucia, e il guru per la comunicazione prima c'era in campagna elettorale, adesso prendiamo un bel guru della comunicazione a spese del comune. Comunque sono tre nuovi dipendenti. Mi inviterei a correggere la sua dichiarazione, perché non vorrei che poi trovarmi costretto a fare qualche azione che non vorrei fare. Guardi sindaco, faccio tutte le azioni che ritiene e ci mancherebbe. Non è mai stata dipendente della Uno Comunicazione, ma forse dipendente sua, non lo mai so. Stata comunque sia, è una persona di sua fiducia che è stata assunta. Non dipendente, ecco. La inviterei a verificare. Oggi è dipendente del comune di Imperia perché è assunta nel personale di staff come un autista e come questo guru della comunicazione che ci apprestiamo ad assumere. Quindi parliamo di dipendenti in esubero, parliamo di posizioni organizzative che sono costate, parliamo di bilanci da lacrime e sangue, e riteniamo di assumere tre persone che avranno già una spesa per tutta la durata del loro giusto lavoro che compieranno, perché è evidente che non ce l'abbiamo con le persone assunte, ma ce l'abbiamo con la scelta di assumere tre nuovi dipendenti comunali a fronte di queste cose che stiamo raccontando e che addirittura riguardano il passato. Ambo che vuole replicare qualcosa, poi sentiamo chi fosse. Brevissima precisazione: lo staff del sindaco non l'ha inventato il sindaco Capace, è sempre esistito. Quindi prima avevano 4 persone nello staff del sindaco più 47 posizioni organizzative. Ma non c'erano i buchi nel adesso bilancio che ci sono, sono ora. 23 posizioni organizzative contro i 40 e 3 persone, 2 pare 3, forse 3, forse 3, che fanno parte dello staff del sindaco che è sempre esistito. Quindi non confondiamo le mele con le pere, per cortesia, sono due pianeti no, diversi. No, non le confondiamo neanche un po'. Con quei soldi avremmo potuto fare un restyling della città anno per anno, magnifico, e le buche sarebbero attappate. Potremmo anche vendere l'arredamento della stanza del sindaco, ma visto no, che siamo in senza sperperare il patrimonio, no? Perché noi non abbiamo venduto le azioni dell'autostrada che hanno una bella rendita. Ora voi le venderete, e le venderete anche nel momento in cui le azioni dell'autostrada avranno il valore minimo storico, perché siamo vicini alla fine della concessione, se vogliamo parlare sempre di bilanci e di conservazione del patrimonio comunale. La concessione sarà prorogata. Certo, sarà prorogata, ma in limine alla proroga le azioni scendono. Quindi poi ci sarà da fare anche altre. Sentiamo ancora un attimo Fossati, poi naturalmente altre eventuali repliche da parte dell'amministratore. Io ho piacere oggi di questo dibattito qui da lei, da voi, col sindaco assessore, perché mi piacerebbe fare un po' dei discorsi seri e un po' oggettivi, no? Eh sì, sindaco, però abbia pazienza. Lasciamo perdere il discorso dello staff. Rendo noto che lo staff del sindaco c'è sempre stato, ma fino al sindaco Strescino è sempre stato fatto con dipendenti comunali, non è stato assunto nessuno. Sindaco Strescino è il primo che ha inaugurato la Nouvelle Vague di assumere 2 persone a suo criterio, un autista e una segretaria, mi pare. Voi lo batterete perché ne assumete un terzo. Fine del discorso, ne abbiamo parlato 1000 volte, non mi interessa nemmeno più di tanto, se non evidenziare quello che dice la collega, ha un costo che è pari a quello che oggi si ipotizza un costo straordinario per le posizioni organizzative in eccedenza del passato. Quindi l'operazione di verità che io vorrei che fosse fatta è: la Corte dei Conti censura questo aspetto delle posizioni organizzative, ma dire, assessore Abbo e sindaco Capaci, che il problema del bilancio del Comune di Imperia sono le posizioni organizzative è una sostanziale bufala. Capisco che giornalisticamente funziona, no, e capisco anche voi Pomati, che come giornalisti cogliete questo aspetto, perché è quello che forse colpisce più l'immaginario collettivo. Si è parlato anche di però ecco, io vorrei fare questo chiarimento, poi Abbo, che è una persona seria, ma anche il sindaco credo lo confermerà. Grazie. Le posizioni organizzative in questione cubavano sul Comune di Imperia 0,1 0,115
su un bilancio di 90 milioni erano 100 mila euro, grosso modo, questa eccedenza, questo che dobbiamo recuperare. Il bilancio quindi è una cosa veramente... Il bilancio è la metà, non è 90 milioni. No, ma come? Diamo in variazione di bilancio per la prossima settimana, 90 milioni rotti. 42, 90 probabilmente è progressivo, 42. Il discorso è, non è che il problema del comune di Imperia sono 100 mila euro all'anno, 120 o 150 mila euro date di posizioni organizzative, ha in questo caso 21 dipendenti. Perché anche chi ci ascolta deve capire anche la luce dei fatti di ieri di Sanremo. Sì. Allora, i dipendenti del comune di Imperia, ma di tutti gli enti locali, si suddividono in dirigenti che hanno degli stipendi, giustamente, secondo me, sicuramente apprezzabili. E caspitano anche i premi a fine. Siamo nell'ordine di 100.000 euro l'anno, a spanne, uno per l'altro. Sanremo è un grosso premi, è una cifra, è una cifra non indifferente, soprattutto di questi temi. I dipendenti comunali vorrei un attimo anche sfattare, perché scusi Fossati, siccome ogni volta che si parla di dirigenti 100.000 euro, 100.000 è il costo lordo per il comune, non sono i soldi che si mette in tasca di dirigenti, nel senso come dire che il suo dipendente le costa 40.000 euro, Fossati, so che non vanno a 40.000 euro, ma non volevo correggere, però nell'immaginario collettivo, siccome tutte le volte tutti noi, compreso sottoscritto, quando si parla di dirigenti dice 100.000, le persone pensano che i guadagni che gli vengono in tasca parliamo di possono essere devono essere contentissimi, volevo solo chiarire, perché ci mancherebbe, si fa confusione con le cifre. Guadagnano sicuramente bene, ma è giusto che sia così, perché soprattutto chi ha compiti di responsabilità quali quelli che hanno i dirigenti, secondo me è giusto che li fanno fino in fondo. Io non sono come, secondo me è giusto che i parlamentari guadagnino bene, perché rappresentano il paese, hanno compiti fondamentali, è giusto che i dirigenti abbiano stipendio consistente. Il dipendente comunale normale ha uno stipendio oggettivamente molto basso, a prescindere dalla qualifica e dal livello retributivo, perché gli scatti poi sono minimali. Questo cosa comporta? Che i famosi titolari della posizione organizzativa, che sono un po' dei quadri intermedi, se vogliamo, tra il dirigente e l'impiegato, che hanno funzioni di responsabilità, perché molto spesso hanno anche potere di firma, perché delegati dal dirigente potere di firma, hanno una incentivo, una gratifica, un premio, chiamiamolo come vogliamo, che comunque parliamo di 3.000, 5.000, 8.000, credo arrivi forse 12.000 al massimo, 10.000 all'anno, non al mese, all'anno di differenza, per cui parliamo al mese di 200, 300, 400 euro al mese. Di questo stiamo parlando, ascoltatori, cioè io vorrei che fosse chiaro questo, perché non vorrei che adesso anche con i fatti di Sanremo diamogli addosso al dipendente comunale, no? Per cui non parliamo di grosse cifre oggettivamente per un bilancio come quello del Comune di Imperia. Secondo me in passato sono stati gratificate queste persone con delle cifre tutto sommato, a mio avviso, che il Comune di Imperia... Mi sembra di capire comunque il messaggio sia, non è questo il punto, non è ci sono problema. Altri problemi, ci sono altre cose. Ma anche l'ho già scritto, mi piacerebbe che Abbo riprenda. No, ma adesso ci arriviamo, io volevo solo focalizzare questa cosa per dare un attimo la linea alla regia, perché dobbiamo fare una breve pausa. Dopodiché ripartiamo proprio da lì, cioè non sono solo le posizioni organizzative, quindi i dipendenti, ci sono altri problemi, ahimè, per il Comune, e ne parliamo naturalmente con tutti i nostri ospiti, fra pochissimo. E rieccoci di nuovo in studio. Fossati aveva appunto nel suo intervento puntualizzato l'aspetto di dire non parliamo soltanto di dipendenti, queste famose posizioni organizzative, cioè questi quadri intermedi fra il semplice dipendente e il dirigente, ma c'è di più. Abbo aveva sottolineato l'aspetto anche dell'acquedotto, dell'amate, diciamo, del sistema idrico, del depuratore, quindi mi pare che comunque siano questi gli aspetti, ce ne sono altri ancora, a mio avviso, cioè, la lettura che do io del provvedimento della Corte dei Conti, che io lo trovo molto duro, ma l'ho anche scritto, ma capisco che il sindaco dica la vecchia amministrazione, a me non sembra tanto, perché esamina il bilancio 2013-2014 e dice praticamente che c'è il rischio che il bilancio sia non veritiero, che è un eufemismo per dire che è falso. Ora, voglio dire,
non è che sia una ferma la nostra scheda al verificarsi non è che certe... sia non è che sia se scoppiano le bombe così. Per dire ma perché così, ma non perché sia stato volutamente fatto non veritiero, no, perché la Corte dei Conti fa un ragionamento molto serio e devo dire da cittadino, da amministratore, seppur di posizione, che mi preoccupa molto, dice c'è un fortissimo disallineamento tra le previsioni di bilancio e gli incassi effettivi, i flussi di cassi effettivi. Cioè il bilancio è sempre in equilibrio, no? Prevedo di incassare 100 lire per oneri di urbanizzazione, prevedo di spendere 100 lire per rifare le fognature, gli asfalti, le cose. Io spendo le 100 lire per fare gli asfalti, ma se poi non incasso 100 lire dagli oneri di urbanizzazione, certo. Poi ho sbagliato l'esempio perché quelli sono più legati, no? Però prevedo di incassare dalla Tares 3 milioni di euro, anche questo è più centrato, quello che c'era qua. Prevedo di incassare dalla Tares 3 milioni di euro, ne incasso 1 milione. Allora e ricominciano i problemi. Allora il problema è grosso. Allora la Corte dice, e chiudo, Pomati, sì. L'ho preso fin troppo tempo, dice quello che io, forse lo ricorderà, voglio dire un intervento in Consiglio Comunale, cioè quando c'è una grossa differenza tra le previsioni e l'incasso effettivo, i casi sono due, l'ha detto Fossati qualche anno fa, un anno fa, lo dice la Corte dei Conti, ma non perché io sono uno scienziato, perché è così, vuol dire che o è sbagliato le previsioni, o la macchina è inefficiente perché le previsioni sono giuste, ma tu non riesci a incassare quello che effettivamente ti è dovuto. Quindi le colpe 2013-2014, se la macchina è inefficiente o se le previsioni sono sbagliate, non sono certamente l'amministrazione di prima. Ricominciamo. Allora, la ci sarebbero infiniti argomenti, però cerco di focalizzare. Cerchiamo di focalizzare. Allora, concordo. Anche, io mi permetto di dire a tutti, anche con come dire, considerazioni semplici alla portata sì. Di tutti, perché tutti possano capire. Ecco. Allora, dunque, vero è che non è il primo problema quello delle PO. Io, in un'intervista che ho fatto, ho fatto la relazione parlando dei problemi in ordine di importanza e non di, diciamo di relazione. Sono partiti dalla PO, la Corte dei Conti, come ho detto. Posizioni organizzative, quindi dipende. Sì. Ma poi hanno fatto un'analisi alla Costa. Certo. Il primo problema in ordine di importanza è sicuramente il comparto idrico, perché lì parliamo di un possibile buco di 1 milione all'anno. A oggi c'è ancora qualche nodo da sciogliere. In futuro, se non sciogliamo questi nodi, a tariffe bloccate, col costo del depuratore che non si può chiudere, a 2016 sicuramente. E come mi perdoni, ma tutto questo perché? Cosa succede? Cioè abbiamo fatto un depuratore e non riusciamo a mantenerlo con i costi, con tutto le bollette. Tutto l'idrico dovrebbe perché? Passare a un unico gestore, ci sono il gestore individuato dal lato idrico, quindi dalla provincia, nel 2012 dovrebbe essere Accettari Via Acqua. A quasi 3 anni di distanza Accettari Via Acqua non è ancora partita e tutta la situazione è incastrata da ricorsi che vedono le varie società che gestivano, tra cui la nostra AMAT, certo, in contrapposizione con Rivieracqua. La nostra AMAT ha in più il problema che, essendo stato venduto 48% a Iren, quindi a un socio privato, il socio privato, se noi perdiamo una parte, rischiamo di essere ammazzati dall'altra, nel senso che il socio privato, dovessimo cessare l'attività e trasferire i tubi, le reti a Rivieracqua, il socio privato potrebbe fare a sua volta un contenzioso nei confronti del comune. Quindi il comune si trova in mezzo tra due rischi, un ginepraio pazzesco. Però io vorrei dire una cosa: i problemi sono molti, quindi l'idrico, questo delle posizioni organizzative è un problema, il problema della Tares, ci torno magari un attimo anche, e il problema della cassa, l'anticipazione di cassa. Cosa sono queste anticipazioni di cassa? In pratica è il fido che il tesoriere concede all'ente. Allora, io farò nei prossimi giorni una relazione, la stavo preparando per oggi, purtroppo non l'ho completata, in cui spiegherò com'è l'andamento della cassa del Comune d'Imperia negli ultimi anni. L'ho già spiegato molte volte, ma vorrei dare proprio dei numeri così almeno è chiaro. Una volta il problema della cassa non esisteva perché lo Stato dava una bella fetta, diciamo 8-9 milioni di euro di trasferimenti erariali, arrivavano a inizio anno. Quindi aveva il comune un tesoretto e poi utilizzava questi soldi nell'arco dell'anno, rimpinguandoli con le entrate proprie, una parte dell'ICI allora, e poi spendendole per tutte le spese. Dal 2012 si è rovesciato il meccanismo, 2012-2013, non ricordo in quale anno, nel senso che lo Stato ha detto ai comuni: vi tenete quasi tutta l'IMU, non tutta, ma invece di metà, tratieni tutta o quasi, e io non ti do più una lira.
La differenza qual è? Che l'IMU non è all'inizio dell'anno, ma è alla fine di giugno e alla fine di dicembre. Questo spostamento ha fatto sì che il grafico dell'andamento di cassa del comune abbia uno scalino netto in quel momento. Io, quando noi siamo entrati a giugno del 2013, la cassa era zero. Da allora è sempre andato in utilizzo di cassa, è come un'azienda che usa il fido, quindi l'anticipazione di cassa non è altro che un utilizzo di denari che non ho, che non ci sono ancora ma che devono entrare, che non ci sono ancora, la banca mi lascia andare in rosso, ok, certo, il fido è un conto in rosso e mi fa pagare degli interessi, per fortuna non altissimi, su quell'utilizzo. Allora, e quindi, al di là del fatto che siamo partiti da zero, poi l'utilizzo è stato non certo virtuoso nell'arco del 2013-14, come dice la Corte dei Conti, certo, perché siamo corsi ai ripari, ma non è facile. Uno problema è stato sicuramente quello della Tares, che poi descrivo. Altri problemi sono quelli in generale del depuratore, che non entra in soldi perché l'AMAT incassa poco e manco ce li dà, perché non riesce, la stessa AMAT non ha la liquidità per farlo. Quindi io quello che vorrei dire è a me interessa di più descrivere la situazione. Sa perché però in tutto questo io alla lontana ci sento puzza di aumento delle bollette? Non allora, le bollette dell'idrico, certo, sono destinate a aumentare, l'ho detto mille volte, non è questione di pubblico o non pubblico, arriverà qua, la tariffa arriverà qua come ambito, è circa il 50% più alta la tariffa nostra. Noi dobbiamo sapere, i nostri cittadini devono sapere, che la tariffa che paghiamo noi qua a Imperia è la metà della media nazionale. La media nazionale è 2,40 euro al metro cubo, le tariffe di AMAT oggi sono 1,20 al metro cubo. Però il punto finita è la pacchia, insomma, via. Finita la pacchia, però l'idrico ha bisogno di investimenti. Noi dobbiamo rifare una rete. Noi stiamo pagando come comune di Imperia, avete visto nel piano triennale dei lavori pubblici, molti interventi di fognatura, li paga il comune di Imperia, li toglie agli asfalti, li toglie a tutte le altre attività che dovrebbe fare, perché sono urgenti, ma quegli interventi dovrebbero essere pianificati e gestiti nell'ambito del servizio idrico integrato, non devono rimanere sulle spalle del comune. I cittadini li pagano comunque, li pagano sull'IMU, li pagano sui trasferimenti erariali, li pagano sul bilancio del comune invece che pagarli in bolletta, e li pagano in modo inefficiente. Se andassero in bolletta l'azienda, che se si riuscisse a risolvere questo guazzabuglio giuridico, si andasse verso una soluzione realizzabile, perché il problema di arriverà a qualche era giuridicamente lecita, ma alla prova dei fatti si sta rivelando irrealizzabile. Se si andasse verso una soluzione fattibile, i cittadini pagheranno un po' di più di bolletta, ma per avere una rete che funziona, non le fognature che con la Brodo, e lo dico, l'ho già detto più volte, approfitto di questa vetrina, il Roia, che è pesantemente a rischio perché è un'opera che è stata fatta 30 anni fa, non ricordo quanto, ma è comunque pesantemente a rischio. Ci sono dei punti che dovrebbero essere non semplicemente manutenuti, ma rifatti, e non abbiamo nessun soggetto che sia in grado oggi di pianificare, programmare e costruire un rifacimento di quella rete. Quindi questo è un nodo. Poi, se l'ho già detto, per quanto riguarda il depuratore, le tariffe di depurazione cuberebbero per circa 20-30 euro a famiglia. Io sono ben contento di pagare 20 o 30 euro per avere un depuratore rispetto agli anni in cui non c'era, però non possiamo andare avanti con questa situazione di stallo. Quindi questo è il problema principale, non sono le posizioni, assolutamente la cosa. Questo non è neanche il problema. E io vorrei anche dire, bisogna che, secondo me, una cosa che vorrei, lo approfitto ancora questa volta per dirlo, non è importante rimpallare le responsabilità, è importante che mettiamo a fuoco i problemi e cerchiamo di risolverli. Perché oggi siamo in questa situazione, sono passate le vacche grasse, erano tempi più facili, a prescindere da chi c'è seduto adesso e chi c'era seduto prima. Beh, adesso i tempi si erano cambiati, è difficile. Questo direi che è fuori discussione. Chiedo scusa un attimo al sindaco, ho visto che Piera Poirucci era abbastanza calda sull'intervento dell'assessore, non ho capito se c'era qualche cosa che non condivide. No, ci sono alcuni aspetti che non condivido neanche sull'esposizione del problema idrico, no? Perché certo che il problema oggi è dato dal fatto che abbiamo Riviera Acque, no? Che è questo soggetto pubblico partecipato dai comuni dell'ambito. È una scatola vuota che qualcuno ha voluto, e quel qualcuno è chi politicamente ha scelto la gestione pubblica dell'acqua, e quindi è quel qualcuno che noi dovremmo ringraziare quando le nostre bollette duplicheranno o triplicheranno. Quindi oggi venire a dire chi vi ha fatto pagare poco è quello che ha la responsabilità della situazione che c'è oggi. Privati, cioè doveva essere una gestione, non è che doveva essere privati. Imperia aveva
un circolo virtuoso, un sistema virtuoso che era Amat, che aveva fatto i propri investimenti, la costruzione dell'acquedotto del Roia. Vi ricordate quando andavamo con la Tanica all'autobotte in estate? Da quando c'è stato l'acquedotto del Roia, questo è per fortuna non più avvenuto. Poi l'Amat, da azienda municipalizzata, è diventata la SPA e ha avuto una gestione diversa, ha investito, ha una nuova sede, ha tutta una serie di cose. Il problema nasce nel momento in cui si fa una scelta politica a livello nazionale che deriva da un referendum, che è la questione della gestione pubblica dell'acqua, perché l'acqua è pubblica per regio decreto del 1923, sempre lo è stata. È qualcosa che cambia nella gestione. Oggi, o forse domani, non so tra quanto tempo, tecnicamente Amat dovrà lasciar subentrare Rivieracque, che è questo nuovo soggetto pubblico che al momento è un carrozzone vuoto, che però ha già dei costi, dovrà subentrare nella concessione del servizio idrico. Questo lo dice l'assessore Abbo, che avverrà a titolo gratuito. Amat dovrà essere indennizzata e il controvalore in termini monetari dovrà essere riversato nelle casse di Amat. Quindi è un passaggio da nulla. E dove piglieranno tutti i comuni, soci di Rivieracque, i danari per finanziare questa operazione? Non potranno subentrare gratuitamente, no? Quindi ci saranno dei begli intoppi nella questione. Quindi quando oggi vieni a dire chi ti ha fatto pagare l'acqua poco per 20-30 anni quello che ti causa il problema oggi, francamente non sono d'accordo. C'è una scelta politica di fondo che ha delle conseguenze e forse, come la maggior parte delle scelte politiche di questo paese, una mancata previsione di quello che è poi la realizzazione pratica di quella scelta politica di fondo, no? La questione dell'acqua. Ecco, però, come accennavo prima di parlare delle posizioni organizzative, questa gestione della cassa, ritornando a bomba alla Corte dei Conti, è in crescita esponenziale, gli dice la Corte, perché tu nel 2013 sei andato fuori per 1.400.000, cioè ti sei fatto prestare dalla tesoreria 1.400.000 e quindi hai pagato degli oneri passivi su 1.400.000. Nel 2014 hai chiesto 4 milioni di anticipazioni di cassa, se vuoi ti leggo anche le righe dove lo si dice. Quindi questi oneri passivi sono ovviamente aumentati. Poi solleva il problema dei residui attivi. Di quei residui attivi, cioè di quelle poste che sono inesigibili, ma che tu invece metti a bilancio, che avranno però, come diceva prima il collega Fossati, una scarsissima probabilità di essere realizzati, cioè di entrare materialmente nelle casse del comune. Quindi mantieni l'equilibrio e finanzi addirittura una spesa corrente con dei residui attivi che in realtà sono poco reali. Di qui la conclusione, molto più elaborata ovviamente nella delibera della Corte rispetto al mio ragionamento abbastanza semplicistico, di qui la conclusione che il bilancio del 2014 potrebbe essere non veritiero ed essere in realtà un bilancio in perdita, che è cosa che per un ente pubblico non può esistere. Non può esistere, qui poi appunto staremo a vedere anche quello che succederà e speriamo che così non sia, signor Sindaco. Da questo punto di vista il ragionamento è abbastanza complesso, perché adesso siamo passati dall'acqua pubblica e poi siamo ritornati al discorso del bilancio. Ecco, sull'acqua qual è la sua posizione? Allora, innanzitutto, per quanto riguarda il bilancio, noi lo teniamo monitorato, l'assessore è una persona competente, non credo che succederà quanto è previsto. E quindi Quanto prevede il consigliere Poilucci? No, non io, la Corte dei Conti gli ha detto che lo terrà monitorato. Lo monitoriamo anche. Vorrà dei dati. E magari forse anche, facciamo anche prima a rimettere magari in quadro qualche situazione che vedremo magari sfuggire di mano. Per quanto riguarda l'acqua, il discorso è complesso. Sono in parziale accordo con quanto dice la consigliere Poilucci, sono però anche in parziale disaccordo, perché la tariffa dell'acqua di Imperia, io l'ho definita campagna elettorale permanente in una mia dichiarazione, lo dimostra il fatto che l'Amat vende all'ingrosso, al comune di Ano Marina, l'acqua a un prezzo che è molto più alto di quanto la paghiamo noi cittadini imperiesi in bolletta come
consumatori finali. E no, io invece penso che per una gestione più oculata, forse se nel passato l'acqua fosse costata un po' di più e cioè il prezzo giusto per quadrare tutto il sistema idrico mini, anche il mini sistema idrico di Imperia, cioè Amat più depuratore, forse non avremmo oggi questo problema. Per quanto riguarda il discorso molto... Era meglio se avessimo pagato qualcosina in più in passato. Se posso fare penso di sì. Posso interrompere? Prego, faccio un inciso. La legge Galli degli anni 90 che dice che le tariffe idriche devono essere fatte a livello di ambito, perché bisogna condividere, fare dei piani di bacino e condividere le risorse presenti sul territorio. Non è perché io sono vicino al pozzo non la pago, quello che è in cima alla collina la paga 10 volte. E questo con l'ambito arriva adesso, arriva con la Riviera Acqua, quindi lo scappiamo. Noi bisogna, cioè, che riusciamo a scendere dai campanili, quindi Amat è stata gestita come un feudo per far pagare poco l'acqua ai cittadini imperiesi che votavano, questo l'ha detto il sindaco, io lo confermo, mentre non c'è nessuna pianificazione a livello di territorio. La provincia dovrebbe fare un coordinamento su questo piano che a oggi con le scelte del 2012 non è riuscita a fare, ma è tutto molto molto complicato, quindi non è neanche questione di colpe, è veramente molto complicato, però le scelte di lungo periodo devono assolutamente andare verso una condivisione, dobbiamo lavorare a ragionare a livello di territorio, non di campanile. Fare sistema fini di campanile, diceva Casini. Sì, no, poi concludere dicendo, facendo un attimo un accenno sul discorso del referendum che ha portato a questa situazione. Io penso che sia stata una truffa, nel senso che io credo che il cittadino, quando è andato a votare quel referendum, pensasse di votare un qualcosa per cui l'acqua sarebbe diventata gratis, perché secondo me ha confuso acqua pubblica uguale acqua gratis. Facendo quello si è generato tutto questo. Questo è il mio punto di vista personale, certo. Che vuol dire, cioè, non è che chiedo che venga condiviso. Abbiamo capito per quanto, che gratis non sarà proprio per appunto, anzi costerà molto di più. Quindi è stato un gravissimo errore fare quel referendum. Per quanto riguarda il discorso più complesso della provincia, in qualità di consigliere provinciale posso dire che stiamo lavorando per chiudere tutta la partita dell'idrico e ad arrivare quindi all'epilogo, spero positivo. Tra l'altro ne state parlando in questi giorni. Sì, perché diciamo, ci sono anche delle scadenze da rispettare, per cui cercheremo di arrivare nel modo migliore, avendo in mente come unico punto la tariffa per i cittadini, che a questo punto poi sarà uguale per tutta la provincia di Imperia, non ci saranno più differenze di tariffa, e cercando di operare nel miglior modo possibile. Consigliere Fossati, mi rivolgo a lei anche con una preghiera, perché stiamo veramente sforando nei tempi, ma immaginavo che, insomma, visti gli argomenti, visti gli ospiti, il dibattito ci sarebbe stato, la discussione anche. Ecco, alla luce di tutto questo, l'acqua pubblica allora a questo punto cos'è, un po' una fregatura? Come la dobbiamo capire questa cosa? Ma dunque l'acqua pubblica, l'acqua, diceva giustamente il collega, la gestione che spiegazione vogliamo dire al termine acqua pubblica. La gestione dell'acqua da parte delle società pubbliche, io lo dico sempre, mi piace ripetere, sono un liberale e io non la vedo molto, io al referendum non ho votato a favore dell'acqua pubblica, ma prendo atto che i cittadini hanno espresso quella volontà e ci adeguiamo a quello che è la volontà dei cittadini. Però è anche vero che, io poi non so, le valutazioni che fanno il sindaco e Abbo sull'Amat, io francamente non lo condivido, cioè secondo me Amat è sempre stata una società gestita bene, oggettivamente, ma chi viene in Imperia lo sa, che ha sempre prodotto degli utili, gestita in modo con un equilibrio di bilancio, che ha fatto investimenti, voglio dire, è una società che da qualche anno si scontentavano i cittadini, ma questo per carità, ma voglio dire, se la politica a suo tempo è stata in grado di fare in modo che i cittadini imperiesi pagassero la bolletta dell'acqua il meno possibile, ma va a onore di quella politica, non va a disonore, voglio dire, ma di cosa stiamo parlando? Fermo restando che evidenzio Amat dal 2006 è una società mista dove c'è dentro Iren. L'amministratore delegato è espressione del privato di Iren, che non credo che faccia i conti per fare favore al Comune di Imperia o alla politica. Gestisce in modo, devo ritenere, oculato e adeguato e dell'interesse aziendale. In Amat c'è sempre stato un consiglio di amministrazione pletorico dove c'era rappresentata la maggioranza ma anche l'opposizione, ancora il revisore dei conti idem e anche il socio privato ovviamente rappresentato. L'attuale presidente dell'Amat era il presidente del revisore dei conti di Amat,
quando era presidente del revisore dei conti, se i conti erano, se era così disastrosa la gestione di Amat, come mai non ha detto qualcosa? No, ma non è che, scusa. Per cui voglio dire, secondo me stiamo fuorviando, e mi dispiace perché qui di nuovo torniamo a bomba su cose che non c'entra niente col bilancio del Comune di Imperia. Amat è gestita bene. No, quello che dice la Corte dei Conti ed è vero, il Comune di Imperia ha un credito importante nei confronti di Amat per i famosi canoni dell'appurazione. Certo. Ma non lo dice la Corte dei Conti, lo dice l'amministrazione nelle difese. Perché c'è questo credito? Perché il Comune di Imperia fino al 2012 non aveva problemi di cassa e aveva fatto 2012, lo dite voi, non è che lo dice la Corte, lo dite voi nelle difese, non aveva problemi di cassa e quindi ha fatto una scelta di lasciare nelle casse della sua partecipata delle somme di cui avrebbe avuto la possibilità di incassare e le ha lasciate. La Corte dei Conti, ma sono dati che dà l'amministrazione, dice nel 2010, al 31 dicembre 2010, il Comune di Imperia aveva 10 milioni di euro in cassa, cioè non era in anticipazione di cassa, non era in rosso, era in nero di 10 milioni di euro. Nel 2012, 31 dicembre 2012, lo dice anche qui la Corte dei Conti, era in nero, in attivo, di 4 milioni mi pare. Poi arriva l'amministrazione Capacci, capisco che abbia la normativa, non lo so, c'è stato il commissario di colpo questo nero diventa un rosso, il commissario, la Corte dei Conti dice fate molta attenzione perché siete veramente... Devo invitare a chiudere perché dobbiamo veramente concludere, il sindaco ricordava c'è stato nel frattempo anche un commissario straordinario a gestire il comune. Per il primo semestre, una cosa velocissima, mi riallaccio a Amat gestita in maniera virtuosa. Quando noi siamo entrati, 4 milioni e mezzo erano i crediti del comune nei confronti di Amat, li avevano lasciati apposta, può darsi, però quando noi siamo entrati, cassa del comune a zero, credito nei confronti di Amat era già un residuo altissimo, 4 milioni e mezzo. Bilancio non veritiero, residui attivi, ne avete parlato voi. Qual è la partita del bilancio a rischio non veritiero? Le bombette non è la Tares, abbiamo già quasi incassata tutta, ne manca un milioncino, un milione e mezzo. Il problema è Amat, i 4 milioni e mezzo che avevamo di credito a giugno del 2013, che adesso sono 6 e mezzo, perché sono un milione all'anno di credito che non riesci a pagare. E questo perché? C'era già... perché Amat andava benissimo, è sempre andata benissimo, andava talmente benissimo che doveva essere finanziata dal Comune di Imperia dal 2000 non so quando fino ad oggi. Ma Amat resterà bloccata finché Riviera Acque non gli liquiderà il subentro. Scusa, sì, e gli ritorniamo al discorso. Sennò poi la gente a casa veramente non capisce. Amat è amministrata da quando è entrato socio privato, è un socio privato che esprime amministratore delegato e da un presidente e poi consiglio di amministrazione espressione pubblica. E il Comune di Imperia, allora, questa, l'amministrazione di Amat è in linea con questa amministrazione dal 2012, perché il presidente di Amat è diventato, l'avete nominato presidente di una società partecipata, il presidente di revisione dei conti l'avete nominato presidente di Amat, quindi non è che possiate disconoscere. Se è stata gestita male Amat dal 2012 a oggi, ma no, qua stiamo parlando, sono persone che fanno riferimento a voi, questo è un dato di fatto, cioè, dire, non parlate delle precedenti amministrazioni. Sta di fatto che comunque Amat deve 6 milioni, siamo arrivati a 6 milioni e mezzo al comune, quasi 7, e questa cifra è destinata a salire. E questo, come vi ho detto, l'Amat non la pagherà finché non verrà subentrata da Riviera Acque, che senz'altro non avrà i soldi, perché Riviera Acque significa i comuni, e questo è il risultato di chi ha voluto Riviera Acque e il carrozzone pubblico inefficiente e senza finanziamento, ed è una scelta politica quindi, senz'altro non di centrodestra. Amministrazione Sappa, sicuramente nel 2012, provincia di Imperia. È una conseguenza del referendum sull'acqua pubblica, cioè, non possiamo mistificare i dati. Il punto, e peraltro, che questa tanto vituperata in un cul-de-sac, mi pare di capire. La vituperata Amat ogni anno paga 700.000 al comune di affitto degli impianti, perché entrano nel bilancio del comune ogni anno. Resta il fatto che, appunto, che si prevedono comunali, inevitabilmente, direi, senza individuare un responsabile, ma per una serie di situazioni, ulteriori aumenti sulle bollette dell'acqua, incertezza anche su quello che potrà incassare o non incassare il comune, e quindi alla fine comunque problemi sempre Cavor per chiuso, i cittadini, strade coi buchi, là, e ce n'è ancora. Sindaco, velocissimamente, sì, chiudiamo. No, io avrei una proposta molto semplice, che proporrei di smettere di dare le colpe uno all'altro e di cercare di darsi un po' da fare tutti quanti per sistemare la nostra città di Imperia che ne ha bisogno. Direi che è ora che prenda la pala, sindaco, e tappi buchi per le strade. Allora posiamo questa proposta e
A questo punto vi ringrazio per essere stati qui con noi, dobbiamo veramente fermarci. Guido Abbo, assessore al bilancio del Comune di Imperia, il sindaco di Imperia Carlo Capacci, Piera Poelucci, Giuseppe Fossati per l'opposizione, un grazie per la vostra disponibilità e un arrivederci, perché torneremo ovviamente a occuparci di questi altri temi e a seguire, ahimè anche con un po' di preoccupazione, l'evolversi di queste situazioni non rose, senza per voler per forza trovare un colpevole, ma speriamo per trovare una soluzione. Grazie a tutti voi, grazie a chi ci ha seguito da casa. Buonasera. Ponente Gas, forniture GPL per ambienti civili, industriali, agricoli e floricoli. Ponente Gas e anche impianti canalizzati per condomini e agglomerati urbani. Ponente Gas e soprattutto azienda vicino al cliente, per cortesia e rapidità del servizio. Telefonaci allo 0184 48 65 33 per un preventivo gratuito. Ponente Gas, la certezza del calore.